Allora, nel basket femminile laziale si è giocata proprio ieri l'ultima giornata di andata, eccetto per la 2094 gialloblu che già aveva anticipato questa gara vincendo alla grande contro il Basket Frascati nell'ultima gara dell'anno 2015, giocata proprio poco prima di Natale, il giorno prima della vigilia, il 23. Adesso hanno giocato tutte le altre, eccezione fatta per il Santa Marinella che invece recupera questa giornata il 20 gennaio a Roma in casa dell'SRB Stella Azzurra. Detto questo, però, qui i valori sono stati già ancor più identificati e determinati, per cui abbiamo un quintetto delle Stelle Marine che ha saltato a piè pari questo ostacolo del girone di andata ed è andato a chiudere in bellezza con la 13ª vittoria in 13 partite, quindi ha 26 punti. Poi abbiamo il Santa Marinella che insegue a 19 punti, con una gara in meno e con 3 punti in meno di penalizzazione. Detto questo, che significa? Che senza la penalizzazione il Santa Marinella era lì 2 punti indietro, frutto appunto di quella sconfitta maturata in casa delle Stelle Marine. Senza di quella poteva ancora sperare di arrivare in prima posizione. Con la penalizzazione, la prima posizione credo che se la possa già scordare, perché 5 punti da recuperare sono in pratica 3 vittorie da fare in più delle Stelle Marine, che al massimo, proprio dico al massimo, ne potranno perdere due, quello è lo scontro diretto e forse con un'altra squadra. E poi fermiamoci lì. Quindi secondo me la prima posizione è ad appannaggio delle Stelle Marine, per la seconda Santa Marinella sicuramente avanti alle altre, però non proprio così decisa come sarebbe potuta essere senza i 3 punti di penalizzazione. Poi, e queste, se ricordiamo, saranno al 99% le prime 2 posizioni della Serie B laziale. Che significa questo? Significa che sono le 2 squadre già sicure di giocarsi con le altre a livello nazionale le promozioni in A2, che sono 4 per tutta Italia, ricordiamo. Poi dal terzo posto all'ottavo posto ci saranno i play-off interni a questo girone, si giocherà tutto in 10 giorni, questo è importante come dato temporale, perché è ovvio che giocare così ravvicinato può creare problemi a qualche squadra, ci possono essere degli infortuni che non sono più recuperabili a quel punto e quindi i valori in campo potrebbero essere modificati. Per adesso i valori in campo ci dicono che Frascati Atena hanno 18 punti, Bull Basket e San Raffaele ne hanno 16, Giallo Blu ne ha 14 e queste secondo me sono le 7 squadre più accreditate, tenendo presente che è in deficit solamente la 2094 gialloblu, che potrebbe avere almeno 4 punti in più e quindi stare al terzo posto al pari di Frascati e Atena. E questi sarebbero i valori giusti in questo campionato. Quindi manca ancora una squadra che potrebbe uscire fuori tra Sora e Lido di Roma Ostia per fare l'ottava, per andarsi a giocare i playoff dal terzo all'ottavo posto. In palio c'è l'ultimo posto utile per andare a fare ancora gli ultimi spareggi per la promozione in A2 a maggio in giro per tutta Italia. Le altre squadre del girone sono abbastanza, diciamo, ormai tagliate fuori, hanno ben 6 punti, 8 punti di distacco per quanto riguarda la Pallacanestro Roma e per il resto siamo ancora più giù con i 6 punti della cestistica latina, anche se è data in ripresa e ha battuto proprio nel derby la Bulla. Quindi questa è la situazione del basket femminile locale, si va in campo subito e già la gialloblu avrà una partita importantissima contro la Bull Basket in casa. All'andata vinsero 79-59 in trasferta a Latina. La situazione però è sicuramente cambiata, la Bull è cresciuta anche se ha conosciuto la sconfitta nel derby proprio ieri sera e quindi bisognerà vedere, ma sono tutte gare ormai da prendere con le molle perché adesso le formazioni stanno un po' affinando le loro tattiche. E soprattutto chi c'ha più fiato adesso da correre lo deve buttare dentro perché ogni partita sono 2 punti importanti per andare avanti. Questo è il basket locale e adesso passeremo, dopo la pubblicità, al basket nazionale.
In Italia c'è un Conad e ogni suo socio è un imprenditore che per il proprio lavoro non dorme la notte, che sulla qualità non chiude mai un occhio e sulla convenienza poi è sempre il più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Conad, persone oltre le cose. Allora, del basket femminile nazionale c'è la situazione in atto con Lucca che vincendo ieri a Cagliari ha raggiunto a quota 24 in testa alla classifica a Ragusa. Quindi abbiamo in testa la coppia nuovamente ricomposta Ragusa-Lucca con 24 punti e abbiamo Schio a 22 e Venezia a 20. Questo è il quartetto di testa che dopo la fine del giro di andata che c'è stata domenica 3 gennaio va a chiudere e si giocherà anche qui la Coppa Italia per quanto riguarda la Coppa Italia femminile del 2016, Coppa Italia che però non si giocherà a febbraio per gli impegni della nazionale ma verrà posticipata nel mese di verso fine, la fine di aprile. Dopo queste squadre troviamo Napoli che continua fino adesso a ingranare e a vincere, ha vinto l'ultima dell'anno il 22 dicembre, ha vinto questa prima dell'anno a San Martino e quindi 14 punti, sullo stesso filo a San Martino che ne ha 14 e queste sono le due squadre cuscinetto insieme a Umbertide e Battipaglia, Convergenze con 10 punti e Parma. Però già da qui parliamo di un altro campionato, di un'altra cosa e purtroppo dobbiamo mettere dentro anche Umbertide perché arrivano segnali allarmanti dalla squadra Umbra dove sembra che siano terminati gli sghei, come si dice in Veneto, e per cui ci sono un po' di difficoltà e bisogna capire che succederà in questo girone di ritorno. Sicuramente la squadra ha un ranking superiore, però è chiaro che se qualche straniera non prende i soldi e poi non gioca, addirittura se ne va, è chiaro che la situazione poi cambierebbe definitivamente. In coda, bellissima la vittoria di Torino proprio a Battipaglia, che si è rilanciata la squadra piemontese, e anche quella di Vigarano su Parma, che quindi passa a 6 punti. Rimane ferma Orvieto a 6, ferma Cercuscagliere a 6, quindi c'è un grande bailamme in coda con 4 squadre a 6 punti, Geas, Sesto San Giovanni, Vigarano, Orvieto e Cagliari, con Cagliari forse la più indiziata per un'eventuale retrocessione, che ricordiamo qui in A1 quest'anno non ci sono i play-out, sono le ultime due retrocedono direttamente. E poi c'è a via di mezzo Torino, che l'ho vista molto bene, che l'ho vista di persona questa partita, è così, un po' così e così, Lavezzini-Parma e Battipaglia, però hanno il vantaggio di avere già 4 punti in più rispetto alle altre che al massimo ne hanno fatte 6 in tutto un girone di andata. Quindi è chiaro che la tecnica e la tattica, poi quando si giocano partite per la vita, lascia un po' il tempo che trova, bisognerà poi vedere negli scontri diretti che cosa succederà. E di scontro diretto inizialmente ce l'ha subito Orvieto, perché Orvieto giocherà contro il Geas dopo la sconfitta rocambolesca all'Open Day, adesso ha l'opportunità di avere questo scontro diretto a casa, ma bisognerà poi a saperlo trasformare in 2 punti. E questo è per quanto riguarda la A1. Per quanto riguarda invece la A2, girone A, continua il monologo del Cignoli Broni, che ha 26 punti in 13 giornate e quindi c'è poco da fare. Broni su tutte, poi c'è Crema a 20 punti, poi Milano a 18 e Vicenza a 16 insieme a Marghera. Questo dà il significato del distacco superiore delle due lombarde, 26 Broni e Crema 20. Pochino si attacca Milano, ma poi fermati lì. Per il resto in coda abbiamo Virtus Cagliari ancora ferma a 0 punti e Castelnuovo di Scrivi a 6 che sono in netta difficoltà e poi abbiamo il Costa Masnaca a 10 e Carugate e Bolzano a 8. Queste sono le squadre che se la giocheranno per i titoli di coda, come si dice appunto in gergo. Per quanto riguarda invece in girone B della Serie A2, c'è lo scontro diretto proprio all'ultima giornata tra la Spezia e Ferrara, hanno vinto le spezzine
e quindi rimangono in testa imbattute a 26 punti. Ovviamente Ferrari insegue solo con questa sconfitta, poi con due sconfitte troviamo Castel San Pietro che ha perso solo con le prime due. Queste tre squadre sono quelle che sicuramente si giocheranno la fase finale dei playoff insieme a un'altra. Per adesso al quarto posto rimane Bologna, che ha vinto a Salerno riuscendo a mettere la zampata proprio negli ultimi 3 minuti finali della gara. Poi c'è Palermo, Empoli a 14, Stabia a 14, che sono sicuramente di un altro pianeta, almeno Empoli e Stabia. Palermo potrebbe recuperare, ma c'è solo 2 punti rispetto a Bologna. Però, ripeto, per la promozione, per un'eventuale squadra pronta per la 1, non ce n'è per nessuno, c'è la Spezia e Ferrara e dall'altra parte Broni. Tra queste tre squadre probabilmente usciranno le due che andranno a giocare in lavoro l'anno prossimo. In coda, importante vittoria di Brindisi che ha battuto Viterbo di Coach Scaramucci, ha fatto un passettino in avanti a quota 6, chiude questo giro di andata, rimane fermo Viareggio a 6 punti, fermo Civitanova Marche e Ariano Irpino a 10. Passo avanti l'ha fatto Stabia, fermi ancora il Salerno con tanta recriminazione da parte delle Granatine Salernitane che hanno condotto la gara per 37 minuti e poi sul finire si sono viste sorpassare dalla maggiore esperienza di Mini, che è la giocatrice playmaker avversario, che ha fatto una grande partita con 4 su 4 da 3 punti, che ha un po' ucciso questa gara e dato i 2 punti, tolto i 2 punti importanti alla squadra salernitana. Anche qui siamo alla fine dell'andata, anche qui vale lo stesso discorso. Da fine gennaio ci sarà un po' il red d'azione perché le squadre incominceranno ad affilare i punti e chi potrà investire qualche soldo magari riesce a prendere qualche giocatrice che lascia qualche squadra. Abbiamo parlato di Umbertide che è in crisi, che magari cede qualcuna per non pagare più gli ultimi 5 stipendi e magari qualcuno che ha 2 soldini da parte riesce con solo 5 stipendi a raddrizzare una stagione. Questo è tutto per il basket, l'appuntamento è sui campi sabato e domenica e con a canestro il giovedì prossimo. Buonanotte.